Christel Carrisi, la terzogenita di una delle coppie più famose della TV italiana, ovvero di Albano Carrisi e Romina Power, è coinvolta a nozze con un imprenditore importante e molto famoso. Sicuramente lo conoscerete già, ecco di chi si tratta. Christel Carrisi, figlia della coppia più importante del mondo dello spettacolo italiano. Non tutti sanno che lei ha sposato un uomo molto ricco e facoltoso. I due vivono circondati dal lusso e lontani dall'Italia in un posto da sogno. Siete curiosi di conoscere il marito della terzogenita di Albano Carrisi e Romina Power? Rimarrete a bocca tutto sulla vita privata di Christel Carrisi, classe 1985, nata il giorno di Natale ovvero il 25 dicembre a Cellino San Marco, sotto il segno zodiacale del Capricorno. La giovane, sin da piccola ha cercato di seguire le orme dei suoi genitori, infatti, il suo desiderio è sempre stato quello di sbarcare nel mondo della televisione italiana. Già da qualche tempo non la vediamo più nel piccolo schermo, ma la sua vita è davvero super frenetica. Lei è mamma di ben tre figli, Kate Iron, nome del nonno di Christel, Cassia e Ilenia, nome in onore di sua sorella maggiore scomparsa misteriosamente tanti anni fa e infine Rio Ines. Ma sapete chi è l'uomo che ha conquistato il cuore di Christel? Lui è un famosissimo imprenditore, conosciuto dappertutto. Si chiama Davor Liu Kasich ed è un uomo d'affari, conosciamolo meglio. Chi è Davor Liu Kasich? Vita privata e carriera sul marito di Christel Carrisi. Non tutti sanno che Christel Carrisi è convolata a nozze con un uomo molto ricco e famoso. Davor Liu Kasich, infatti, è un noto imprenditore croato proveniente da una famiglia davvero molto benestante. I due vivono in Croazia, terra d'origine dell'uomo. Non abbiamo molte informazioni su Davor, ma sappiamo che lui è la seconda persona più ricca della Croazia. Il suo incredibile patrimonio ammonterebbe a circa 16 miliardi di euro. Nel 2012 Davor Liu Kasich incontra Christel Carrisi tramite un'amica in comune e in quel momento è scattato proprio il colpo di fulmine. Da lì non si sono più lasciati. Nel 2016, infatti, si sono sposati con una cerimonia di oltre 500 invitati. I due hanno deciso di vivere in Croazia, anche se appena hanno del tempo libero ritornano in Italia.